Ragazzi, basta taggarmi sotto questo. Mi piace così come si è fatta, naturale ma rifatta. All'inizio pensavo che fosse Manuxo. 1300 like al commento. Io, ragazzi, devo essere sincero con voi. Ma dove cazzo? Ragazzi, no. Cioè, proprio no. Cioè, con tutto l'amore del mondo, ma... Cioè, Ariete è una bellissima ragazza, a differenza mia che sono uno scarto umano. Dai, ti prego, io nelle tendenze, ma ci sono solo shorts. Fatto di monetizzato, dico solo Dio porta. Se che mi puoi trovare di tutto, non troverai nemmeno di brutto. Che figo. Buonanotte. Grazie, tu... questo bellissimo. Prima Kokeshi ti ha mandato un rap. Scusa, quando dici Kokeshi. Le seguenti persone non riceveranno la buonanotte questa sera. Buonanotte a tutti tranne chi sta guardando questo video in piedi, chi indossa delle mutande grigie, chi preferisce la Pepsi alla Coca-Cola, chi ha un tatuaggio di una farfalla, chi ieri ha fatto un ordine su un'app di delivery. L'Oscar, premio assegnato a quella persona che lo tiene così piccolo. Io. Che quando devi andare a fare pipì devi usare la pinzetta. Io. Tu, ti piglio questo premio, tic-tac. Lo sapevo, ero convinto di vincere. Sono male. Maestro, se devi salutare una... La mano destra, uff. Io non ci posso credere, è andato virale un ragazzo della mia città. Ragazzi, ma che video fa? Cioè, io non l'ho ancora visto, ci tengo a dirlo, ma ho visto che mi dicono tutti, c'è uno di Catanzaro che è virale. Gabbo lo segue. Masarone, ma perché? Oggi bel pranzo mi mangio. Pasta e pesto. La P è proprio calabrese. Mio padre sta cucinando polpette di carne. Quelle T con 4H dopo. Quindi, ma, cibo. Tutti ragazzi, oggi per pranzo ho preso il prosciutto cotto con due baguette. Niente. Ragazzi, oggi prima di andare a scuola mi sto mangiando una pizzella con la brasilena. Ah sì, allora, in Calabria io dicevo pizzetta da sempre, e qui dicono pizzella. Non l'avevo mai sentito prima di venire qui in Calabria. Ragazzi, per chi non lo sapesse, sono al mercato di Botticello che sto prendendo un panino con salame. Guardate. Mi sono preso il panino con salame Milano, pure l'aranciata con i tovaglioli. Quanto adoro la parlata di questo posto. Sembrano tutti così cattivi. Grazie per non mangiare stasera. Puzzano di piedi le ricche. E chi dice di no non ha mai annusato dei piedi. Sera questo pomeriggio mi sono mangiato patatine ricche con cheddar, double chicken e Coca-Cola. Come, scusa? È da tanto che non... Double chicken. Però bravo, il double chicken è stato per anni il mio panino, perché costava 2,30€ ed era super buono. C'era salsa BBQ dentro, tutto carino. Mi potete elencare le persone di Catanzaro famose, nel senso famose sui social? Cioè sono, vabbè, io, Gabriele Vagnato. Ok, Paolo Cannone. Natasha di... quella di TikTok. Vediamo cosa ha comprato mio padre per Salvatore. Allora lì, lui e basta. Cioè siamo in 5. Possibile che in 5 solo in 3 siamo normali? Perché questo posto produce delle trash star così ciclicamente? Cioè è assurda questa roba. Guarda le challenge, quali? C'è il principino. Il principino? Prendendo i pesi e nulla. Guardate, è bello grosso com'è questo peso. Ovviamente lo proviamo qua e basta. Non lo comprate, no, non serve a niente. Dove sono le challenge? Queste qui? Sì, ragazzi, oggi sono iniziato domenico, che faremo una challenge. Ah, eccole. I miei cani preferiti. Ah, vai. Le razze dei miei cani. Provo a indovinare anch'io dai tuoi gusti. Preferiti. Quindi, quale cane mi piace? Come si è girato? Sembra che lo vuole uccidere. Chihuahua o Pincher? Chihuahua o Pincher? Dai, Chihuahua. Cioè tra pastore tedesco oppure maremmano. Pastore tedesco? Maremmano. Sì. Porco Dio. Cioè tra i husky o i cani lupi. Cane lupi. Calabrese ti piace cane lupo per forza. I cani lupi. Sì. Pincher o pitbull. Pitbull. Pincher. Tra un incrocio. Cosa mi piace di... quale cane mi piace tra incrocio o chihuahua? Chihuahua. Chihuahua. Sì. Tutte giuste. Ah, io ne ho sbagliata qualcuna. Per chi non lo sapesse, sto andando al panificio a prendere il pane. Ho l'ingrediente segreto che sto prendendo il pane, ci vediamo dopo. Questo è il pane. Per chi non lo sapesse... Questo è il pane. Per chi non lo sapesse...
Oddio, mamma mia. Ragazzi, cioè io... È che io un po', cioè, capito? Cioè, ci sono mezzo cresciuto qui, capito? Quindi sentire queste cose è incredibile per me, viste di fronte a voi. Oddio, ma questa è... Ragazzi, sono... Bella vista, madonna. Sono al ponte Bella Vista di Catanzaro, guardate... Qui ci uscivo tipo le prime volte alle medie, capito? Per dare i primi bacetti. Perché... Così, solo per farmi una passeggiata. Qui c'era il mio barbiere una volta. Fatto. Quando ero più piccolo. È bello, bello. C'è il mare, ci sono le montagne. È bello come paesaggio, dai. Non è così brutto come si sembra dal video, ecco. Vabbè, io ho capito più o meno che personaggio è. Credo di aver capito. Però prima di andare a vedere i vostri, c'è Giù che mi ha taggato in più TikTok. Che fai? Non te li guardi, scusami. No, no. Oh, oh, che cazzo. Vabbè, sì, vabbè. No, no. Vai, cosa sei disposto a fare per la nazionale? Se mi dici vai con un uomo, no. Cosa sei disposto a... Non te, nessuno ti aveva detto quello, Mario. Io sono schifato da questo Napoli. Io sono schifato da questo Napoli. Ma perché? Ma non ha senso. È che io sono rotto con le scoregge, raga. Chiude gli occhi, si impegna tantissimo. Ciao, user. Ciao, user. È un'altra roba. Ma cagala da sarda? Sì, o ovvio, ovvio. Le pecore. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ciao, user. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Finito. Cosa hanno avuto? Una settimana, ma pensate che storia. È già passato un anno e tu ne stai parlando ancora. Mi sa che non funziona, mi sa che non attacca. Ti sei fatto una vita criticando gli altri e basta. Che sfiga essere te e giudicare tutti. Gli stessi che in realtà ti fanno fare i contenuti. Parli del mio meme, frate, non me ne fotte. È un morto che parla di un meme morto. Ci va nozze, siete il nulla totale. Campate grazie al trash, vi atteggiate da giudici. Sembrate una boy band, frate. Ma quale marra? Chiamati Bignè, che di marra ce n'è uno. E fra si chiama Marrakesh. Hai visto il meme che ha lasciato con il pesce in bocca? Così potrei parlare di me una seconda volta. Siete solo dei bulli, le pecore, l'accento. La gente come voi in Sardegna finisce a capretto. Ma chi te l'ha detto? Incredibile! Ha fatto un dissing in freestyle! No, vabbè, devo iniziare anche io così. Pensa di... Sasha, anima. Pensa di essere il Cerbero Podcast e campare sulle spalle di tutti ogni giorno, così stai facendo beneficenza, almeno hanno altro contenuto su cui parlare nelle prossime live. Hashtag Porelli. Cacato in testa al Cerbero Podcast. Comunque, ragazzi, io ho sentito... Ho visto su Twitter, mi hanno nominato, perché mi arriva il tag, mi hanno nominato in una discussione sotto un tweet di Marra, dove si discuteva se il Cerbero Podcast fosse veramente un podcast o meno. Perché uno, questo qui gli diceva: per me non siete un podcast, fate semplicemente del just chatting e delle reaction come tutti gli altri canali. Scusate, Cerbero Podcast. E tutti gli altri canali Twitch. Dipende, secondo me, come la vogliamo vedere. Perché hanno detto: vedi l'ultima vicenda con Manuxo, cioè reactavate dei video e parlavate. Cos'ha di diverso uno streamer just chatting da voi? Beh, non siete un podcast. Good point. Ma sono sicuro che Mr. Marra tra due giorni risponderà, dopo che si è fatto 30 fascicoli di motivazioni, risponderà a modo. Mi sa che non conosci Mr. Marra, cuore. Il bro ha dato dell'asfalto a Mr. Marra. Immagina rispondere cantando. Dovevi rispondergli non distruggerlo. Tatino contro Marra. È incredibile, ma sono tutti con... Ma che cos'è? No, vabbè, incredibile. Vendere odio per dare amore a lei. Volevo solo... No, io ero studiato, raga. Io ero già avanti a quell'età. Io, ragazzi, facevo questa cosa. Io ero già studiato, andavo oltre. Io andavo qui e facevo... oppure una delle mie più grosse ricerche, visto che guardavo Colorado. Queste erano le mie ricerche su Google. Ero studiato, mica cercavo bellissime donne. Oddio, Antonio si scopa un uovo di Pasqua. Incredibile, ragazzi, questa cosa è veramente strana. Io non ho mai detto arigato. C'è chi può e chi non può. E chi non può, non deve lamentarsi. Mamma, ragazzi, mi vedo la champagne. Porca puttana, è uguale. Permesso. Prof, come sta?
Tutto bene. Ce la fanno dannare questi ragazzi, eh? Non quanto noi. Noi eravamo veramente la peggior classe di sempre, lo diciamo. Mamma mia, veramente. Ogni tanto entrava quella figona che aveva almeno tipo 4-5 anni più di te in classe, veniva da te, tipo parlava con la professoressa, mentre tu dicevi: porco Dio, che fregna, c'hai capito? Bob, sei la mia ragazza, ma mi stai tradendo. Lui mi ha taggato su Instagram oggi, un grande. Guagliù, rigore per la Spagna. Com'è bella la figa, si bagna. Vabbè. Bob, sei la mia. Ok. Ah, ragazzi, io penso che sia per uscire. Sta per uscire un gioco che vorrei portare in stream, che mi sembra veramente incredibile, perché mi sembra molto adatto alla DHD. Eccolo qui. È praticamente un gioco dove devi giocare mentre stai giocando ad un altro gioco, quindi praticamente hai due cose a cui stare attento. Io penso che ci siano dei trick, tipo. È vero, ma non sono due giochi diversi. Ah no, lo giochi in 2D e in 3D allo stesso tempo. Ah, ok. Ma che hit! Che bomba, fico. Andiamo a vedere un po' di tag. Sì! Sì! Ho fatto la seconda guerra mondiale! È vero! Ho combattuto grandi guerre! Ok. Il figlio del maestro. Mamma mia, che bello. Insulta in barese è bellissimo. Sto passando a prendere sopra una sportiva. Entriamo al ristorante anche vestiti sportivi. No, fratello, non è Sergio Ramos. Lascia like e lascia un commento. Se no ti arriva un destro sotto il mento. Reactions e gaming puoi trovare di tutto.